La donna Baldinini è una donna che ama la moda, è internazionale, è attenta a tutto quel che è la moda nel mondo. I canali di distribuzione più autorevoli, sicuramente l'aver puntato sui monobrand è stata una delle chiavi di successo per la nostra azienda negli ultimi anni. Siamo ormai a quota 100 boutique. In Italia, dopo i due flagship di Milano, è seguita l'apertura di due boutique su Roma, una su Firenze, e ci apprestiamo ad inaugurarne una su Venezia. Altro ruolo primario per noi riveste la Russia, dove su Mosca siamo presenti con 9 monobrand e recentemente abbiamo raddoppiato e ristrutturato il nostro flagship sulla Tverskaya. La gamma di prodotti Baldinini si è notevolmente ampliata in questi ultimi anni. Le calzature da uomo hanno raggiunto in termini di volume quelle da donna. La nostra gamma di accessori, borse, abbigliamento ci permette di avere ormai un'offerta completa da presentare all'interno delle nostre boutique. Negli ultimi 3 anni l'azienda ha avuto una crescita consistente e costante. Se pensiamo che nel 2005 il volume d'affari era di 35 milioni di euro e nel 2008 potremo chiudere a 100 milioni di euro, possiamo vedere che la crescita annuale è stata di circa dal 40 al 50%.
Questo grazie all'incremento del volume d'affari e delle vendite nei paesi dell'Est Europa e della Russia e degli stati dell'ex Unione Sovietica. L'azienda su questi mercati ha operato in diverso modo. Prima di tutto ha cercato di stringere alleanze con i clienti più forti di queste aree che avevano già dei negozi multimarca. E con loro ha trovato un accordo per aprire accanto ai loro negozi multimarca dei negozi monomarca Baldivini. Così facendo siamo cresciuti noi come prodotto e sono cresciuto anche loro come commercianti. Ed oggi abbiamo una presenza rilevante in quelle zone. Ma l'area geografica è talmente enorme che nei prossimi 2 anni questo numero di boutique potrebbe raddoppiarsi. Molto interessante l'area del Medio Oriente, dove vendiamo già da 14 anni nella zona e stiamo cercando di avere delle presenze di boutique monomarca Baldinini per rafforzare la presenza del nostro marchio in quest'area geografica. Molto interessante è il mercato dell'Estremo Oriente, dove dobbiamo cercare di crescere, dove dobbiamo cercare di penetrare. Per questo stiamo predisponendo un programma di penetrazione su quel mercato che ci permetta nel giro di poco tempo di aprire una boutique monomarca Baldinini ad Hong Kong per poi espanderci in tutta l'area della Cina.